Ora si registrerà la conferenza. Buon pomeriggio a tutti, dal Comune di Pordenone, Ufficio Politiche Europee. Iniziamo questo quinto webinar PMI Smart Desk, sviluppando il tema e le iniziative dell'Agenzia Regionale Lavoro e Sviluppo Impresa. Abbiamo l'illustre ospite con noi oggi, la direttrice dell'Agenzia, dottoressa Lidia Alessio Verny, che ci parlerà proprio delle novità, diciamo, delle attività principali dell'Agenzia regionale e delle principali novità che verranno introdotte dalla legge Sviluppo Impresa. Lascio la parola all'assessore Guglielmina Cucci, assessore alle politiche europee e alle attività produttive del Comune di Pordenone. Grazie Anna. Buonasera a tutti e a tutte. Io ringrazio tutti i partecipanti collegati via web a questo quinto appuntamento di PMI Smart Desk, che ha appunto un titolo assolutamente di interesse, le nuove opportunità della legge sviluppo impresa e le attività dell'agenzia a favore delle imprese. Un incontro che fa seguito al precedente, dove abbiamo dato inizio alla seconda fase dei webinar, ovvero quella relativa a come sostenere l'innovazione dal punto di vista delle risorse e con quali metodologie per riuscire ad ottenerle. E anche questo incontro infatti parla di opportunità in termini di mezzi finanziari e quindi pensiamo sia alla Next Generation EU che alla nuova programmazione europea 2021-2027 per poi entrare nel concreto con i bandi regionali ed in particolare pensiamo appunto agli strumenti anche normativi legati alla legge regionale sviluppo imprese. Tra i relatori la dottoressa Verny della Regione Friuli Venezia Giulia, che ovviamente ringraziamo e che ci indicherà i contenuti, le opportunità e il ruolo che l'Agenzia Lavoro e Sviluppo deve fornire al territorio, agli imprenditori, ai giovani e anche alle donne che vogliono fare impresa. E per questo, infatti, ritengo che questo appuntamento sia uno dei più significativi proprio per le tematiche che andrà ad affrontare. Ecco, chiudo con la auspicio che questi incontri siano stati momenti che forniscono gli stimoli giusti per affrontare un tema così rilevante quanto inderogabile per il futuro di tutti noi. Il Comune di Pordenone e io personalmente riteniamo fondamentale la sinergia tra le istituzioni ed il mondo imprenditoriale. Il lavoro quotidiano nostro ovviamente ha come faro lo sviluppo, il lavoro, la crescita sostenibile. Per questo ringrazio la Giunta regionale che continua a fornire mezzi e risorse per il supporto, soprattutto in questo momento di grande cambiamento. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore, quindi passiamo la parola alla dottoressa Lidia Alessio Verny dell'Agenzia Regionale Lavoro Sviluppo Impresa, che ringraziamo per questa collaborazione. Prego. Buon pomeriggio, grazie a mia volta per l'invito. È sempre per me veramente utile poter parlare delle nostre attività e contribuire a rendere più conosciute, conoscibili, utilizzate e utilizzabili le opportunità che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione delle imprese. E ho preparato insieme al gruppo di lavoro di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa una serie di slide che credo voi già vediate proiettate, chiedo conferma alla dottoressa Ulian, sì, e che si dividono in Sì. due parti sostanzialmente. Una prima parte di illustrazione del soggetto, quindi che cosa fa Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, perché è un ente nuovo ed è un ente che deve essere sempre più utilizzato dalle nostre imprese perché è a loro disposizione. E dall'altro lato ho preparato, diciamo, ho ritenuto di illustrarvi come funziona uno strumento conoscitivo che noi abbiamo messo a disposizione delle imprese sul nostro sito, che è www.lavoroimpresa.fug.it. Abbiamo messo a disposizione proprio per diffondere la conoscenza della nuova legge regionale sviluppo impresa, legge 3 del 2021,
che ha introdotto tutta una serie di nuove linee, nuove iniziative a favore delle imprese, che mano a mano la direzione centrale competente, la direzione centrale attività produttive, sta mettendo in concreta attuazione, come sapete, con i vari passaggi procedurali che sono previsti. Quindi entrerei subito nel vivo, partendo da che cos'è Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Abbiamo voluto inserire qui un messaggio che ci è sembrato interessante, che abbiamo trovato in un lavoro che è stato fatto da Fondazione Pittini con gli studenti per capire quali sono le loro aspettative alla fine del percorso di studi. Parliamo di studenti universitari e hanno ritrovato in questo questionario dei progetti molto chiari, molto ambiziosi, molto precisi, e uno ci ha molto colpito perché ha risposto una: sarò in un ufficio della pubblica amministrazione con un gruppo di persone che cercano di lavorare al meglio per arrivare all'obiettivo, con una ricerca di soluzioni innovative per il mondo o almeno per le persone del comune, e con 2 giorni a settimana di smart working. Noi non abbiamo 2 giorni alla settimana di smart working, a me se non concesso che sia una cosa comoda per i collaboratori e le persone che lavorano in pubblica amministrazione, certamente uno strumento che ci ha consentito di continuare a dare risposte anche durante il lockdown. Adesso rispettiamo le percentuali minime previste dal decreto del 15%, però ci identifichiamo un po' come tanti, io direi come tutti i colleghi della pubblica amministrazione, ci identifichiamo in questo tentativo di lavorare in maniera innovativa e di portare un contributo, un impatto concreto su quello che è il nostro contesto e che è la nostra mission. Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa è in fase di consolidamento dopo alcuni mesi di startup, siamo partiti circa 20 mesi fa, e quello che noi facciamo ha 3 particolari direttrici che ci ha indicato la Regione: l'attenzione alle nuove generazioni, l'attenzione all'economia circolare e l'attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Queste 3 sono i nostri 3 indirizzi prioritari che caliamo su tutte le attività che andiamo a svolgere. Ma che cosa fa esattamente Agenzia Lavoro e Sviluppo Imprese, e perché è stata identificata come progetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare anche dagli assessorati al lavoro, formazione, università e famiglia, e dall'assessorato alle attività produttive e turismo? Le sono stati affidati fondamentalmente 4 compiti. Prima di tutto l'attrazione investimenti, quindi mettere in campo un soggetto qualificato, professionale, strutturato e connesso a tutto il sistema Friuli Venezia Giulia, che sappia promuovere il Friuli Venezia Giulia come posto dove insediare nuovi investimenti e soprattutto andare a cercare nel panorama degli investimenti internazionali gli investitori che possono trovare nel Friuli Venezia Giulia il terreno migliore per sviluppare il proprio business. Quindi questa è la nostra prima attività, principale attività. La seconda principale attività è quella di diffondere le opportunità che la Regione mette a disposizione delle imprese e accompagnare le imprese nel loro utilizzo. Quindi il nostro obiettivo è quello di rendere tutto più usabile e tutto più effettivamente utilizzato. E in questa attività di diffusione e di accompagnamento è per noi molto importante collaborare con chi settorialmente, localmente, regionalmente, per alcune parti di impresa già fa questo mestiere, e quindi lavoriamo a sistema con gli altri attori del sistema Friuli Venezia Giulia, dopo lo vedremo più nel dettaglio. Terzo tema è il supporto alle politiche regionali. L'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa ha degli incarichi speciali, specifici, per contribuire a fornire elementi per elaborare politiche complesse sul versante del lavoro e sul versante delle attività produttive. La più complessa è la strategia di specializzazione intelligente. Su questo abbiamo lavorato nei mesi scorsi, è la strategia che ci consente di individuare dove investire per la ricerca e sviluppo. Questa è una delle attività che facciamo nella parte supporto alle politiche regionali. Infine, vedremo che la legge sviluppo impresa affida ad agenzia alcuni compiti per quanto riguarda la diffusione della digitalizzazione e la creazione di piattaforme. Non lo facciamo mai da solo, vedremo poi quali sono i nostri partner.
Partiamo dalla parte attrazione investimenti. Contribuiamo a valorizzare l'offerta localizzativa, attenzione, anche a beneficio delle imprese già insediate, e a promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale come destinazione per i nuovi investimenti. Attiro la vostra attenzione sulle azioni che qui all'interno spiegano un po' meglio che cosa significa fare attrazione investimenti. La prima è individuare quali sono gli ambiti prioritari di ricerca attiva per attrarre investimenti. Come qualsiasi, diciamo, opportunità, ogni opportunità è più interessante per una serie di destinatari, come accade in tutti i settori. Pensiamo specialmente ai prodotti, ogni prodotto è più interessante per un certo target di consumatori. Non venderemo un'auto a una persona che non ha la patente, non venderemo, che ne so, una bicicletta a una persona che magari non la sa usare o non intende usarla. Quindi noi abbiamo il compito di individuare per quali tipologie di imprese, per quali rami di attività, il Friuli Venezia Giulia rappresenta la migliore risposta ai propri fabbisogni, ai propri, diciamo, temi di investimento. E quindi proprio oggi abbiamo presentato quali sono i settori di attività e i rami di attività che possono trovare migliori risposte insediandosi in Friuli Venezia Giulia. C'è poi da definire il programma del marketing territoriale che, in seguito alla individuazione degli ambiti migliori, chiaramente declinerà tutta una serie di azioni e di indicatori che vanno realizzate, e abbiamo già in programma una serie di attività a livello internazionale per la seconda metà dell'anno. Promuoviamo le condizioni localizzative, lavoriamo molto con i consorzi di sviluppo economico locale e nell'area del Pordenonese con il NIP, ovviamente con il consorzio Ponte Rosso Tagliamento. E infine abbiamo il compito di analizzare le procedure e le formalità per i nuovi insediamenti con l'obiettivo di snellirle, di contribuire a fare proposte di snellimento, e lavoriamo con questa terminologia forse un po' altisonante, in un'ottica di governance locale interattiva, che significa per noi essere sistema, quindi lavorare con tutta una serie di partner a livello locale. Parliamo di cluster, poli di innovazione, parliamo delle associazioni di categorie, consorzi di sviluppo economico locale, le università, i nostri colleghi ovviamente della regione, i colleghi degli altri enti, come ad esempio l'ente per il diritto allo studio e molti altri attori. Attiro la vostra attenzione sul tema degli ambiti prioritari di ricerca attiva per l'attrazione investimenti, perché sono stati appena individuati e sono alla base di una linea contributiva che si è appena aperta dal 7 giugno al 27 agosto, proprio per attrarre sul nostro territorio nuove iniziative imprenditoriali con specifiche caratteristiche molto sfidanti. Parliamo di investimenti di almeno 7 milioni di euro che creino un impatto occupazionale di almeno 10 assunzioni full time nel primo anno e a cui si aggiungono almeno 20 assunzioni complessive nel triennio, sempre a tempo pieno indeterminato o equivalenti part time, e un impatto significativo sull'indotto con un vincolo di destinazione anch'esso più sfidante e più impegnativo rispetto alle linee ordinarie, 7 anni. Mi sembra importante oggi che incontriamo in questa importante iniziativa organizzata dal Comune, mi sembra importante sottolineare che per impatto sull'indotto il bando che è stato declinato dalla direzione competente, dalla direzione centrale attività produttive, ha ben messo in luce che verrà richiesto un numero di contratti fatti proprio con le imprese locali. Quindi stiamo parlando di attrazione investimenti, ma stiamo parlando di un'attrazione investimenti che riguarda anche le imprese già localizzate in Friuli Venezia Giulia e vuole portare nuovo business, nuovi contatti, nuove collaborazioni alle imprese che sono già insediate in Friuli Venezia Giulia, oltre che ovviamente, come ho detto, un impatto occupazionale significativo e un impegno serio con il territorio. Questa è una prima novità che emerge proprio dalla legge sviluppo imprese, che la direzione ha saputo tradurre in atti già concreti e pienamente fruibili proprio in questi giorni, quindi in pochissimo tempo, e sono già messe a disposizione degli interessati. La seconda linea strategica di cui vi parlavo è diffondere e accompagnare. Quindi sempre di più riscontriamo la necessità
di far conoscere tutte le grandi opportunità che Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e tutto il sistema degli attori regionali mettono a disposizione delle imprese. Sembra quasi paradossale, perché al giorno d'oggi in un click di fatto io posso conoscere tutto, ma proprio perché dentro questo click c'è molto rumore, ci sono molte opportunità di livello diverso, importanza diversa, applicabilità al mio caso come impresa diversa, lo sanno bene gli amici delle associazioni di categoria e delle società di consulenza come quella che oggi qui organizza l'iniziativa, lo sanno bene, c'è una vastità di opportunità che richiede una sistematizzazione e richiede un'interfaccia che la renda più fruibile e più utilizzabile. Come ricordava proprio questa mattina in conferenza stampa il Presidente Fedriga, per quanto riguarda proprio la funzione che è stata assegnata all'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, è un po' come quando dal DOS si è passato a parlare di usabilità, cioè è proprio il passaggio da avere un sistema buono, ottimo sistema, a renderlo effettivamente user friendly e proprio fruibile a una platea molto più grande, che in quel caso era quella anche del semplice cittadino, in questo caso deve essere quanto più possibile vasta nella nostra platea di imprese. Quindi diffusione, conoscenza, semplificazione anche del messaggio, e poi chiaramente spetta al professionista, spetta all'impresa ad entrarsi nella singola linea, quella che è più consona a questi fabbisogni. Quindi diffondere, rendere conosciute, conoscibili e fruibili le nostre opportunità, ma dall'altro lato anche accompagnare le imprese a effettivamente utilizzarle, quindi accompagnarle nei progetti di sviluppo delle loro attività e nei procedimenti previsti dalla normativa di settore. Cosa facciamo qui dentro? Lavoriamo qui dentro questa azione strategica, lavoriamo in prosecuzione di un'azione che abbiamo varato durante il periodo di emergenza, che abbiamo denominato agire nell'immediato, e quindi comunque restiamo ancora a disposizione per l'attuazione delle misure per fronteggiare l'emergenza. Abbiamo istituito il team per la ripresa, che è un team composto da una trentina di professionisti, che abbiamo costituito insieme ai nostri partner sul territorio, che sono il CATA, il Centro di Assistenza Tecnica per le Imprese Artigiane, il CAPT, il Centro di Assistenza Tecnica per il Settore del Terziario a livello regionale, e poi per il settore industriale Confindustria e Confapi. Quindi insieme a questi partner e quindi insieme a collaboratori dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa abbiamo costituito un team che accompagna concretamente, dà risposte alle imprese e le accompagna concretamente sulle varie procedure. Questo è a disposizione di tutte le imprese per qualsiasi necessità informativa e di accompagnamento. La terza linea è appunto di avere una strategia di comunicazione sempre più precisa e pervasiva, e anche essere in grado di dare delle informative su misura, quello che noi diciamo tailor made per la singola impresa. Cioè quello che noi stiamo cercando di sviluppare è la capacità di dare a ogni impresa l'informazione che effettivamente le possa essere utile in relazione al suo settore, in relazione alle sue dimensioni, in relazione anche al suo progresso. E qui utilizzeremo anche sistemi di intelligenza artificiale, stiamo lavorando insieme assista un progetto proprio per poi avere un'app che in maniera molto più mirata dà a ogni panel di imprese esattamente le informazioni che noi supponiamo essere di maggiore interesse. Quindi questo è proprio per uscire da una situazione in cui ci sono molte opportunità che però sono una nebulosa difficilmente aggredibile, a invece essere molto molto indirizzati e molto molto seguiti. Un altro tema è quello di mettere in connessione le imprese, quindi preannuncio che a settembre riprenderemo l'iniziativa la settimana delle startup innovative, che abbiamo fatto già l'anno scorso in collaborazione anche con un partner locale, col Polo di Pordenone, oltre agli altri partner, che è molto sensibile e sappiamo fa un ottimo lavoro con le startup. E qui il nostro obiettivo è fare conoscere sempre di più alle imprese consolidate del nostro territorio tutto quello che una startup innovativa gli può portare in termini proprio di idee, di collaborazione e di capacità di dare risposte nuove
al tipo di produzione, al tipo di mercato che le nostre grandi aziende, medie aziende affrontano ogni giorno. Questa specifica linea è una richiesta, diciamo, è un'esigenza che abbiamo da più anni sempre coltivato nelle nostre linee regionali, ma devo dire che nell'emergenza Covid è diventata sempre più sentita. Quindi le imprese hanno voglia di conoscersi, hanno voglia di scambiare esperienze, hanno voglia di capire qual è l'evoluzione del mercato, anche di mercati diversi e le risposte che in settori diversi si danno ai problemi nuovi, emergenti e alla nuova prospettiva economica che si apre. E noi vogliamo metterci a disposizione perché queste connessioni avvengano. E quindi questo è un tema importante. Sui nuovi strumenti di comunicazione vediamo nel dettaglio che cosa prevede la legge sviluppo impresa, perché sono proprio delle novità che sono state inserite da questa legge recentemente varata dalla regione su un progetto dell'assessorato alle attività produttive, a cui effettivamente Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa ha dato un contributo significativo in coordinamento con il gruppo dirigente della Direzione Centrale Attività Produttive. Qui, come vi dicevo, pensiamo a delle forme di comunicazione personalizzate, abbiamo previsto in questa norma la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture dei bandi previste per l'annualità in corso, molto importante per le imprese per programmare i propri investimenti. Abbiamo previsto questo accompagnamento di cui vi ho parlato in collaborazione con le associazioni e la costituzione di questo team per la ripresa. Abbiamo previsto la realizzazione di specifici pacchetti informativi su alcuni focus che sono particolarmente importanti per Regione Friuli Venezia Giulia: l'economia circolare, l'economia sostenibile e le novità di questa legge. Quindi oggi noi siamo in attuazione del pacchetto informativo novità introdotte dalla legge, mentre lavoreremo nei prossimi mesi a costruire dei pacchetti proprio sull'economia circolare e l'economia sostenibile. Come dicevo, iniziative per favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese e poi la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato sempre con quell'obiettivo, creare canali che siano ben utilizzabili e al di fuori di una comunicazione generale, generalista. E infine, questa è una suggestione emersa nel percorso consiliare, l'implementazione e la valorizzazione dei dati aperti, che sappiamo essere oggi il nuovo petrolio, e quindi su stimolo del Consiglio regionale, poi nella legge è stato accolto anche questo profilo innovativo. Veniamo ora alla terza linea strategica, che è il supporto per le politiche regionali. Agenzia nasce proprio da un progetto congiunto, un'intuizione dei due assessorati lavoro e attività produttive, proprio per raccordare, mettere a sistema politiche per il lavoro e politiche per il settore produttivo, perché il problema è unico, o comunque l'opportunità è unica, poi giustamente la regione specializza alcune aree e specializza, come posso dire, coltiva in alcune aree delle altissime professionalità e specializzazioni, rispettivamente nel mondo delle risposte sul versante del lavoro e nelle risposte sul versante delle attività produttive, che sono di altissimo livello anche rispetto al panorama, io ritengo, nazionale e internazionale. Qual è il compito affidato ad agenzia? Il compito è quello di metterle a sistema, di aiutarle a dialogare, di mettersi a disposizione laddove veramente le politiche siano congiunte, come ad esempio vedremo nel settore del welfare aziendale. Quindi l'agenzia nasce come raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati che si occupano di attività produttive e politiche del lavoro. E qui, in questo ambito di attività, fornisce studi, ricerche, dati, analisi, monitoraggi, proposte di strumenti incentivanti, come ho detto, ha collaborato alla stesura della legge sviluppo impresa e supporto per l'elaborazione di documenti strategici e normativi. Non è assolutamente un'attività, come posso dire, di speculazione astratta che dopo resti qui nella libreria mia, dei miei collaboratori o degli esperti incaricati.
anzi deve essere un'attività che poi innerva la concretezza delle politiche regionali, che si affianca e aiuta, agevola il lavoro delle direzioni competenti, ma entra effettivamente nel vivo e nel concreto. Quindi attività molto mirate. L'agenzia non le svolge molto spesso con professionalità interne, in alcuni casi per alcuni aspetti sì, in altri si avvale di collaborazioni col sistema scientifico, come ho detto prima, con le università, con la SISSA, o anche con singoli esperti incaricati o con società che fanno ad esempio attività di monitoraggio o anche con interviste mirate per capire l'andamento della situazione economica e così via. Qui quello che è il valore aggiunto è, primo, riuscire a connettere le esigenze di lettura lato diciamo strumenti per le imprese, lato strumenti per l'occupazione. Il secondo valore aggiunto è quello di formulare la richiesta nel modo giusto, in modo che poi lo studio, la ricerca e l'analisi siano effettivamente utilizzabili e utili. E il terzo contributo è quello poi di chiedere che tutto questo, nel momento in cui viene reso, sia effettivamente snello, comprensibile, utilizzabile in tutte le nostre attività e anche diffuso internamente, contribuisca a una crescita anche professionale di tutto il nostro sistema a favore delle imprese e del lavoro. Qui ci sono un po' di temi, quindi abbiamo detto quello più complesso è stato accompagnare il processo di scoperta imprenditoriale per la strategia di specializzazione intelligente. Qui abbiamo coordinato insieme alla regione 8 gruppi di lavoro, abbiamo accompagnato i ragionamenti di questi 8 gruppi di lavoro per quanto riguarda dove vogliamo portare, quali sono i temi della ricerca più promettenti per crescere come Friuli Venezia Giulia nei prossimi anni, dove andare a investire con i fondi pubblici per la ricerca. Le specializzazioni che caratterizzano in particolare il territorio del Pordenonese, visto che oggi siamo virtualmente, siamo a Pordenone, sono molto ben rappresentate, devo dire, sia dal cluster della metalmeccanica, sia dal cluster del legno arredo, e sia anche dalla sensibilità di tutta una serie di interlocuzioni con l'imprenditoria, con le associazioni di categoria. Quindi sono emerse delle linee che a breve diventeranno la nuova strategia di specializzazione intelligente, che penso saranno molto molto interessanti anche per questo territorio e per le specializzazioni che qua si sviluppano. Il secondo tema è partecipare ai tavoli di partenariato. Molto importante il tavolo permanente per il sistema produttivo, varato dall'assessorato della direzione attività produttive, la commissione per il lavoro, come ho detto, e la S3, e la strategia di sviluppo sostenibile della regione. Collaboriamo alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali di competenze, tema enorme, tema al centro dell'attenzione delle imprese, tema che prima dell'emergenza epidemiologica veramente assorbiva tutta l'attenzione. Noi abbiamo fatto un ciclo di consultazioni all'avvio di Agenzia Lavoro Sviluppo Imprese e devo dire che mi sono meravigliata di come questo fosse diventato veramente il tema centrale. Il tema di riuscire a trovare i lavoratori per i nuovi lavori e dall'altra parte direi anche viceversa, trovare i lavori che corrispondono alle aspettative dei nostri giovani, dei nostri studenti. Quindi qui c'è un grande lavoro di sintonizzazione e noi portiamo il nostro contributo alle attività della direzione lavoro, che su questo è molto ingaggiata. Abbiamo l'obiettivo di contribuire a definire un piano industriale per il Friuli Venezia Giulia e, come vi dicevo, siamo coinvolti in alcune politiche trasversali, una piattaforma per il welfare aziendale, il tema delle KIDS, il tema delle start-up e il tema di fare sempre di più conoscere il Friuli Venezia Giulia anche agli studenti. Vediamoli brevemente. Dalla legge sviluppo impresa derivano questi 3 progetti che vedranno impegnata Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa: una piattaforma per il welfare aziendale, un'analisi e uno studio di fattibilità per arrivare a una linea contributiva a favore delle KIDS, che sono le aziende, le imprese che trasferiscono la conoscenza alle altre imprese, sono dei connettori e sono considerate veramente strategiche per la competitività. Un progetto per sperimentare nuove modalità attuative sui contributi per le startup giovanili,
e qui vi racconterò poi che siamo già a buon punto con la direzione attività produttive. E infine un progetto a cui teniamo veramente molto, che è Made in FVG e che stiamo portando avanti insieme a Ardis in base alla legge dell'assessorato al lavoro per l'occupazione e la tutela della qualità del lavoro. Qual è l'obiettivo? Far conoscere il tessuto produttivo regionale e le opportunità per l'inserimento occupazionale agli studenti che, specie nel percorso universitario, anche grazie ai nostri ottimi servizi per il diritto allo studio, conoscono, vengono a conoscere il Friuli Venezia Giulia per la parte accademica e universitaria, ma in quell'occasione potrebbero anche avere l'opportunità di conoscere il Friuli Venezia Giulia come tessuto produttivo che potrebbe diventare un percorso anche di inserimento lavorativo, visto che sappiamo c'è sempre grande necessità e fame di figure professionali dedicate, specifiche e qualificate. Quindi insieme all'Agenzia per il diritto allo studio Ardis stiamo facendo un ciclo di incontri e faremo anche delle esperienze sul campo, delle visite sul campo anche nel territorio del pordenonese per conoscere proprio da vicino il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. Infine, innovare con la digitalizzazione, qui grandissimo tema, vado un po' più veloce, non perché sia meno importante, ma perché siamo in qualche modo più coprotagonisti, il nostro partner principale è Ditedi, ma anche sicuramente il P4FVG, il sistema Argo, quindi i parchi e quindi tante cose che si declinano anche sul territorio di Pordenone. Qui l'obiettivo è utilizzare piattaforme digitali, far crescere e diffondere la cultura digitale e dare risposte alle imprese in modo che chi è fuori dal digitale, direi che oggi è quasi impossibile che ciò accada, ma sempre dobbiamo aiutare anche questi, magari le realtà più piccole che fanno più fatica, da un lato, ma dall'altro lato dobbiamo anche aiutare chi è già dentro il digitale a fare ulteriori passi per una fascia di digitalizzazione che è la frontiera e che è di avanguardia, e parliamo di intelligenza artificiale, di blockchain, quindi di un altro passaggio. Quindi abbiamo alcuni fabbisogni per le imprese che devono appena familiarizzare con il digitale, avviare il commercio elettronico, questo tipo di fabbisogni, ma poi abbiamo anche la necessità di accompagnare i grandi progetti di digitalizzazione di frontiera. E qui aggiungerei, dobbiamo anche essere capaci di attirare nuovi operatori nel settore ICT. Anche questo è una sfida che deriva dalla legge di sviluppo impresa ed è affidata principalmente a Ditedi. Siamo un po' oltre la metà del nostro incontro e quindi avrei piacere qui di lasciarvi i nostri riferimenti, quindi il sito dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, che proprio oggi è stato presentato nella nuova veste, dove troverete tantissimi spunti e tantissime opportunità e la possibilità di contattarci direttamente, ma anche i nostri due canali social, quindi Facebook e LinkedIn. Vi invito a seguire tutti questi canali informativi, oltre che naturalmente quelli diretti della Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi qui diciamo esaurisco la parte cosa fa agenzia. Agenzia è a vostra disposizione, agenzia vi può aiutare con azioni informative tailor made per i vostri progetti anche insieme al team per la ripresa. Veniamo a dare più che una panoramica generale sulla legge sviluppo impresa, che sarebbe veramente arduo fare in una ventina di minuti e devo dire anche sarebbe sproporzionato rispetto alla grande portata che ha questa riforma. E voglio aiutarvi, diciamo, a familiarizzare con questo strumento che abbiamo messo a disposizione e che potete scaricare dal nostro sito e che viene periodicamente aggiornato. Quindi proprio le slide che stiamo vedendo sono a vostra disposizione sul sito www.lavoroimpresa.fvg.it e sono le slide con le quali promuoviamo le novità introdotte dalla legge sviluppo impresa e mano a mano vi rendiamo disponibili i link agli strumenti attuativi. Come sapete, una manovra legislativa in parte può trovare direttamente attuazione per alcuni aspetti, quando va a modificare cose già esistenti oppure
aumenta budget o introduce semplificazioni, in parte ha necessità di ulteriori strumenti attuativi, anche perché in futuro poi questi possano essere più flessibili e adeguati man mano a ciò che si impara durante l'applicazione. Per cui la legge al suo varo ha poi necessità di alcuni passaggi regolamentari, bandi e quant'altro. Con questo strumento, che oggi vi mostro come funziona, potete tenervi costantemente aggiornati sull'attuazione della legge sviluppo impresa. Qui troverete nella prima slide, dopo la copertina, che vi linka comunque al testo completo della legge nella versione aggiornata, trovate qual è l'ultimo aggiornamento o focus di approfondimento che abbiamo inserito. Questo perché la legge non è semplice, è una manovra complessa e ambiziosa, e su alcuni pacchetti, insieme alla direzione competente, stiamo elaborando delle slide che vi consentano di comprendere meglio la portata delle innovazioni. E troverete sempre nella seconda facciata proprio quali sono gli aggiornamenti, la data e i temi, quindi in questo caso il voucher, gli incentivi all'insediamento, l'apertura di questo importante filone per l'attrazione investimenti e gli incentivi per lo sviluppo sostenibile di un'economia del legno in Friuli Venezia Giulia, che hanno visto la pubblicazione del regolamento, quindi gli ultimi aggiornamenti. Ovviamente di questi, se vi iscrivete alla nostra newsletter, dal nostro sito, riceverete sempre la comunicazione che c'è un aggiornamento, c'è una novità. Quali sono i tre filoni della legge sviluppo impresa? L'obiettivo è quello di accompagnare un nuovo sviluppo economico anche all'uscita dall'emergenza epidemiologica e quindi articolando l'operazione su tre filoni principali: la modernizzazione del sistema pubblico e del sistema del tessuto economico, misure per la crescita del sistema economico regionale a fine anche di dotarlo di una maggiore resilienza e infine misure per favorire comunque lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato. Questi sono i tre filoni e vedrete che la legge quindi si divide in pacchetti di iniziative per le tre tematiche che insieme compongono un movimento che vuole portare a un'innovazione nella nostra economia e che si basa su una continuità, una valorizzazione e uno sviluppo della riforma precedente, che è la legge rilancio impresa, che è esattamente delle, più o meno delle stesse date del 2015, la legge 3 del 2015. Per modernizzare intendiamo una sottolineatura che l'emergenza coronavirus ha reso ancora più evidente, che è la necessità di modernizzare il sistema pubblico e privato per garantire la sua resilienza anche in caso di crisi esogene e la continuità di crescita e sviluppo, quella crescita che noi stavamo cogliendo prima delle emergenze che adesso va spinta per essere continuata. Cosa troviamo dentro a questo primo pacchetto? Una serie di disposizioni in materia di commercio, su cui comunque la Regione tornerà perché c'è in programma una riforma complessiva sul commercio, misure in tema di digitalizzazione, la promozione delle start-up, delle spin-off imprenditoriali e del crowdfunding, lo snellimento, la semplificazione e maggiori incentivi automatici, quindi velocità e modernizzazione nell'accesso alle agevolazioni, e infine i nuovi canali di comunicazione di cui vi ho già parlato. Per ogni tema trovate il link preciso, e adesso ci azzarderemo a farlo in diretta, alla parte della legge che lo riguarda. E quindi da questo link potete raggiungere il capo che è indicato nella slide di volta in volta. Come in questo caso, ad esempio, riconversione, revamping digitale, supporto per la ripartenza. No, chiudi solo la scheda corrente, se no ci scolleghiamo. Quindi mano a mano attraverso questi link potete direttamente consultare il testo della legge. Non andrei, diciamo, oltre qui nel dettaglio, soltanto dirvi che per quanto riguarda la promozione di startup e spin-off imprenditoriali siamo
la regione è a buon punto nella definizione del nuovo strumento e qui è stata sperimentata una modalità innovativa di consultazione dei giovani imprenditori proprio per contribuire insieme a modernizzare anche le linee di incentivazione. E su questo Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa ha fatto da supporto alla direzione con un esperto di facilitazione. Per quanto riguarda lo snellimento e la semplificazione degli incentivi automatici, è già operativa una semplificazione che ha riguardato in particolare le imprese artigiane, con la possibilità di presentare insieme domanda di contributo e di erogazione del contributo stesso. Quindi uno snellimento che taglia i tempi e non solo, taglia anche i procedimenti, perché non ce ne sono più due, concessione e liquidazione, ma uno unico complessivo. Nuovi canali di comunicazione l'abbiamo visto prima nel dettaglio. Il secondo filone di provvedimenti riguarda la crescita. E è chiaro che Regione Friuli Venezia Giulia ha bisogno di continuare a dare un sostegno significativo alle imprese, anche in linea con quello che appunto era previsto dalla riforma Rilancio Impresa, ma anche da tanti strumenti che anche più risalenti, come tutto il sistema dell'accesso al credito, sono messi a disposizione delle nostre imprese e dei nuovi investitori. In questo pilastro della legge troviamo quindi un'attenzione alla capitalizzazione delle imprese, al rafforzamento delle imprese, alla possibilità di innovazione, a sostegno ai progetti di innovazione e anche il sostegno, ad esempio, ad attività che tornano ad essere molto importanti, centrali e nuove in qualche modo, come l'internazionalizzazione da fare attraverso canali digitali. Questo forse è il pacchetto più ricco, lo vedete già da questa slide. Abbiamo quindi un pacchetto di misure molto significative nel settore del turismo, che è uno dei settori più colpiti dall'emergenza, ma allo stesso tempo uno dei settori che ha più prospettive di crescita per il Friuli Venezia Giulia, e le stava già ampiamente dimostrando prima della crisi, e adesso sta riprendendo con vigore. Il secondo tema è legato alla riforma degli strumenti di accesso al credito. Qui la principale novità molto significativa sarà l'introduzione di un contributo in conto capitale per coprire la parte di interessi che restano a carico dell'impresa anche in uno strumento agevolato. Quindi alla fine, in alcuni casi specifici, riusciamo ad andare veramente a tasso zero, quindi dare una forza molto molto significativa all'accesso al credito regionale. C'è poi, come vi dicevo, un pacchetto di rafforzamento degli strumenti dell'internazionalizzazione, un'attenzione alle riconversioni, alle revamping digitale a supporto per la ripartenza, che sarà attuata in parte tramite credito d'imposta, che è uno strumento che è stato ultimamente messo a punto e che ha dato ottimi risultati, e qui troverà un ampliamento. C'è un'incentivazione a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria che supporteranno investimenti sia nel settore del turismo sia nei settori strategici individuati, lo vediamo qui collegato: l'acciaio, l'automotive, la cantieristica e la nautica, il legno arredo, la trasformazione agroalimentare e il comparto biomedicale. Quindi questi due strumenti lavorano insieme. Il pacchetto di attrazione investimenti, che proprio oggi è stato presentato con il bando che si è aperto il 7 giugno e si chiuderà il 27 agosto, un riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale, su cui poi vediamo un paio di coordinate di più, strumenti per la capitalizzazione e il rafforzamento delle piccole e medie imprese in particolare, e un indirizzo e strumenti per ottimizzare e coordinare le risorse. Cosa significa? Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dà già grandissime opportunità alle imprese, perché abbiamo un sistema di accesso al credito che credo non abbia pari in altre regioni, abbiamo una finanziaria che investe nelle imprese che hanno prospettive di sviluppo, che accompagna la loro crescita e fa crescere anche la cultura manageriale in queste partecipate, esempio che non ha uguali in altre
regioni, abbiamo anche un sistema di incentivi in conto capitale molto importante. Stiamo chiudendo adesso la programmazione, per esempio, col FESR, e siamo arrivati al 60° e ultimo bando presentato l'altro giorno insieme ai colleghi della regione e del comune di Trieste. Quindi abbiamo potenti strumenti di incentivazione. Questo però non deve essere un freno ad andare a recuperare risorse da altri punti del sistema. Quindi dobbiamo potenziare, e questo prevede questa norma, la capacità di prendere risorse a livello nazionale e a livello europeo, sia noi, parte pubblica, sia le nostre imprese. E quindi su questo la norma interviene e dà un ruolo molto significativo alla Direzione Centrale Attività Produttive. Qui trovate appunto i link e un piccolo dettaglio su queste linee che vi ho brevemente descritto. Abbiamo inserito, come avete visto nella seconda slide, alcuni focus. Uno di questi riguarda il voucher Turesta in Friuli-Venezia Giulia a favore dei cittadini residenti sul territorio regionale. Quindi qui trovate il link alla misura e trovate una breve spiegazione che vi può accompagnare nell'utilizzo e nella diffusione a vostra volta della importante misura che ha varato Regione Autonoma di Friuli-Venezia Giulia. E poi abbiamo inserito un secondo focus che è legato al riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale. Qui la manovra è molto ampia, parliamo di incentivi all'insediamento, quindi parliamo di un'esperienza molto importante che si è avviata con la legge rilancio impresa, che è quella dei contratti di insediamento, che hanno consentito di finanziare gli ampliamenti dei, diciamo, dei capannoni o le nuove iniziative dentro i consorzi di sviluppo economico locale. Ecco, quella misura ha dato buoni risultati e buona prova di sé ed è stata molto, molto richiesta. La scelta del legislatore è quella di ampliarla in diversi ambiti. Quindi qui lo trovate illustrato. Il primo nuovo ramo degli incentivi all'insediamento è quello legato all'attrazione investimenti, con un'asticella alta, come vi ho detto, più alta dell'ordinaria linea di incentivazione agli insediamenti. Il primo bando si è aperto, se ne apriranno altri con cadenza quadrimestrale. L'unico vantaggio è un budget dedicato e l'apertura quadrimestrale, che a noi serve per avere uno strumento di attrazione investimenti. Ma le nostre imprese del Friuli, già insediate in Friuli Venezia Giulia, possono ricorrere alla misura ordinaria, che ha gli stessi importi e tetti di intervento e che viene periodicamente aperta. Adesso si è appena chiusa e sono in fase istruttoria. La prossima apertura è prevista a settembre-ottobre 2021 e quindi questo è il ramo, diciamo, ordinario, che è stato ulteriormente semplificato e perfezionato dalla Direzione Centrale Attività Produttive, in particolare dal Servizio Sviluppo Economico Locale. Ci saranno poi altri due ambiti molto importanti nella zona montana, comprendendo le aree di 2 e di 3, laddove i consorzi di sviluppo economico locale stipulino delle intese con i comuni, e quindi sarà possibile portare questo importante strumento anche fuori dai confini dei consorzi che noi già conosciamo. E infine, con un'ulteriore apertura molto strutturata, verrà portato lo strumento anche a favore della riconversione e del riavvio di attività produttive negli ambiti produttivi degradati. Quindi laddove noi abbiamo sul nostro territorio purtroppo alcuni complessi industriali inutilizzati e degradati, questo strumento consentirà di utilizzare gli incentivi all'insediamento per fare investimenti in queste ulteriori aree, che saranno individuate con un master plan complessivo di respiro regionale su cui la direzione sta lavorando, e quindi questo chiaramente richiederà un tempo più lungo perché è una ricognizione molto significativa di sviluppo complessivo del nostro territorio. Qui avete i riferimenti. Ecco, questo è un po' anche il lavoro di agenzia insieme alle direzioni competenti, è quello di contribuire alla diffusione della legge ma anche alla comprensione delle importanti novità.
Infine, terzo filone, la condivisione, quindi tutto quello che riguarda lo sviluppo sostenibile, che connota già modernizzare e crescere, perché lì troverete molti, molti riferimenti al welfare aziendale, allo sviluppo sostenibile, all'economia circolare, anche nell'accesso al credito, anche ovviamente nelle operazioni dei consorzi. Qui noi vogliamo accompagnare un cambiamento significativo di paradigma, da un paradigma basato solo, diciamo, su efficienza, massimizzazione, quantità e unilateralità, a un paradigma invece economico basato sulla sostenibilità, sull'ottimizzazione delle risorse, sulla qualità a fronte invece della mera quantità di prodotto, di consumo, e soprattutto anche al profilo della condivisione, quindi al profilo del maggiore coinvolgimento anche dei lavoratori nei processi decisionali e quindi della creazione di una visione più di comunità rispetto anche allo sviluppo economico. 6 sono le linee principali: economia sostenibile, economia circolare, riuso e recupero, responsabilità sociale di impresa, welfare territoriale aziendale e infine questa sottolineatura a chiusura della legge, che è proprio quella che riguarda il sostegno a nuovi modelli organizzativi, cioè da dove l'azienda include di più i lavoratori nella propria percorso decisionale. Quindi rinvio quindi allo strumento conoscitivo che abbiamo messo a disposizione. L'ultimo focus che abbiamo inserito è proprio per gli incentivi per lo sviluppo sostenibile dell'economia del legno in Friuli Venezia Giulia, che è appena stato adottato come regolamento e sarà una linea attuata dal nostro cluster legno arredo e sistema casa Friuli Venezia Giulia. Quindi direi che con questo io ho concluso. Siamo andati forse un po' oltre il tempo che desideravo occupare, però vi ho dato una panoramica che spero possa esservi utile sia per ricorrere ai servizi di Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa che è a vostra disposizione, sia per approfondire tutti gli aspetti della riforma Sviluppo Impresa, come anche delle altre opportunità che la Direzione Lavoro mette a disposizione per l'occupazione, che troverete illustrate in altre slide disponibili sul nostro sito che vi invito a visitare. Grazie per l'attenzione. Bene. Grazie dottoressa Verny per questa veramente completa illustrazione di tutte le iniziative rivolte alle imprese e spero che insomma ci saranno forse altri momenti magari sul territorio, come lei diceva, di approfondimento per gli imprenditori, perché ritengo che sì, la nostra iniziativa è un'iniziativa comunque volta proprio a diffondere queste informazioni, ma ci sarebbe bisogno proprio di andare sui territori un po' di più, perché magari non sono così note, no, queste iniziative, quindi bisogna approfondirle proprio perché, come lei diceva, sono molto articolate. Ecco, io avrei una domanda, una piccola curiosità così a questo proposito. Ci sarà anche un lavoro da parte dell'agenzia, immagino, direttamente con i cluster regionali, diciamo, nello sviluppo delle varie attività? Sì, i cluster sono nostri partner su tanti fronti, veramente è una collaborazione quotidiana per tantissime tematiche. La prima forse è la strategia di specializzazione intelligente. Abbiamo suggerito alla regione, ci siamo trovati subito d'accordo ad affidare ai cluster la guida dei tavoli di lavoro. Perché in particolare Comet, Sistema Casa, che possono interessare tanto il vostro territorio, ma anche tecnologie marittime con importanti collegamenti con la filiera dell'arredo per la nautica e la cantieristica, cioè hanno acquisito adesso una capacità di lettura, una capacità di accompagnamento del partenariato che va messa a valore. Quindi con loro abbiamo lavorato tanto su questo, ma abbiamo lavorato anche sul progetto Reaction e torneremo su questo progetto con il cluster Comet e con Saverio Maristo e con Sergio Barelle, quindi questo è stato un punto di collaborazione. E lavoriamo con i cluster ogni qualvolta insieme a loro si tratta di far capire anche ai nuovi investitori che trovano qui un contesto prezioso di possibili collaborazioni. Vi racconto solo una cosa che non riguarda magari direttamente il vostro territorio, ma è sicuramente replicabile anche qui come esperienza.
una grande impresa del settore dello yacht di lusso, che è Monte Carlo Yacht, si è insediata qualche anno fa a Monfalcone sulla prospettiva di aggredire di più il mercato, di essere più vicino al mercato di sbocco dell'Europa orientale e dei Balcani. Però si è poi in realtà ha trovato le sue motivazioni proprio di insediamento sul fatto che lì ha trovato un cluster, ha trovato collaborazioni, ha trovato possibilità di presentare progetti di ricerca, di sviluppare innovazioni. Quei cluster per noi sono importantissimi su questo, così come sono importanti i poli di innovazione per tutto il tema delle startup innovative, ma anche per il dialogo quotidiano nel capire come evolvono i fabbisogni delle imprese. Cioè, questo è uno dei grandi compiti che cerchiamo di essere all'altezza di svolgere, no? Cioè, quello di non partire dalle nostre idee, ma cercare sempre di ascoltare, di capire cosa serve e poi trovare il modo per metterlo a disposizione. Bene, grazie. La mia domanda era appunto per presentare il prossimo webinar di martedì, dove avremo proprio il Cluster Comet come ospite, che è proprio il dottor Saverio Maisto, che ci parlerà appunto di Reaction FVG, questa esperienza. E quindi era una domanda non disinteressata, ma così anche a chi è collegato ricordo appunto che il prossimo webinar proprio parlerà, avremo come ospiti proprio il Comet e tratteremo questo tema, come i cluster riescono a essere insomma dei catalizzatori sul territorio e cercare anche di diffondere proprio le informazioni alle aziende interessate. Ecco. Bene, io ringrazio la dottoressa Alessio Verny e diamo appuntamento a martedì prossimo. E chiudiamo. Ho visto in chat che non ci sono particolari richieste, anche perché tutta la documentazione che lei ha illustrato è reperibile sul vostro sito, e quindi invito insomma agli interessati a visitare proprio il sito dell'agenzia regionale. Bene, grazie a tutti e al prossimo webinar. Grazie a tutti, buona serata, buon pomeriggio, arrivederci. Buona serata, grazie. Buon pomeriggio.